Buonasera a tutti e bentornati. Tra poco inizieremo la seconda trasmissione del lunedì del Grifone, qui in diretta dal Bar Bristol di Grosseto come ogni lunedì. Vi aspettiamo tra poco, adesso sigla. Caffè Sol, il caffè di Grosseto, da sempre vicino allo sport e ai giovani. Passo subito la parola al nostro Franco Ciardi. Grazie Alessandra, brava e bella la nostra Alessandra che ci rappresenta. Grazie. Ci fa fare veramente una figura eccezionale. Questa sera merito ancora, è vostro. Ancora una volta qui da Bar Bristol in Piazza Albigna a Grosseto, sono supportato dalla presenza di Beatrice Uvelli alle telecamere, dal regista Matteo Caffarelli, accanto a me vedete sempre supportato la mia spalla Fabio Lubrani. Buonasera. Alla mia estrema destra un giocatore del Grosseto, uno dei giocatori più importanti, un centrocampista bravissimo, ieri ha fatto anche una grossa partita in quel di il Ponte Buggianese, Saverio Camilli. Buonasera. E un ringraziamento anche alla società che ci ha permesso di avere qui con noi in trasmissione un loro tesserato. Alla mia estrema sinistra il responsabile tecnico dell'area tecnica del Sauro Rispescia, l'amico Stefano Rosini. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, che è sempre un piacere parlare di sport e di calcio con Franco Ciardi, con gli ospiti e del Grosseto. Grazie di nuovo. E prima di iniziare a entrare nel merito della bella vittoria del Grosseto di ieri, voglio salutare, perché ci sta seguendo nella sua giro in Europa e chissà in crociera, Yuri Galgani, che dal lunedì sera ritorna sul ponte di comando. E voglio appunto parlare, ringraziando anche e salutando il direttore che ci sta guardando da casa sua, Fabio Lombardi, che ci ha veramente preparato il tutto. Ieri ha effettuato la telecronaca in quel di Ponte Buggianese. Dicevo, bella vittoria ed importante, era già 2 anni che il Grosseto non partiva con 2 vittorie. Senza andare a ritroso nel tempo, bisogna ricordare lo scorso anno, prima partita in Coppa Italia a Piombino 0-0 e poi sconfitta interna con il San Gimignano, appunto dove c'era Camilli, che dopo gli faccio un po', quando siamo fuori dagli schermi, una tiratina d'orecchie, perché l'anno scorso giocammo una partita discreta, forse una delle migliori. Il Grosseto giocò in campo amico e uscì sconfitti. Però parliamo del presente e parliamo appunto della bella vittoria di ieri, 3-2, non traggano in inganno il punteggio, un punteggio che poteva essere 4-1, 5-1, perché veramente il Grosseto ha fallito molte occasioni, poi qualche disattenzione, un po' di rilassamento nel finale. Abbiamo preso il secondo gol su un calcio da fermo proprio al terzo minuto dei 4 di recuperi. Io volevo subito parlare e far dire qualcosa a Saverio Camilli, un giocatore che quest'anno è venuto a rinforzare l'Unione Sportiva Grosseto. Oltre ai complimenti vorrei dirle anche come ti trovi meglio te a giocare col 4-3-3, non ti voglio mettere in imbarazzo, oppure con il 4-4-2 ieri, che in certi momenti sembrava anche un 4-2-4, Saverio. Ma sicuramente per noi attaccanti giocare con un punto di riferimento in più davanti è meglio, perché riusciamo comunque sia a trovare più soluzioni offensive, però con un centrocampo a due si è visto anche ieri che qualche volta andiamo in difficoltà, perché non è facile per i due centrocampisti riuscire a coprire tutto il campo, e ieri hanno fatto una grande partita Riccardo e Simone, perché non era facile riuscire a coprire in campo Simone Raito e Riccardo Catella. Hanno fatto un'ottima partita, perché chiaramente anche per noi esterni non sempre riusciamo a fare sia fase difensiva che fase offensiva. Quindi col 4-3-3 magari siamo anche un po' più compatti e sicuramente andremo a soffrire anche un pochino meno. Prima di parlare un po' con Fabio Lubrani, voglio ricordare agli amici all'ascolto che possono interagire sulla nostra pagina Facebook, così la nostra Alessandra, fate commenti positivi o negativi, ma parliamo, perché quest'anno il Grosseto, che poi entrerò in una pagina un po' dolorosa per tanti sportivi, perché si parlerà anche degli abbonamenti, parlerò in modo particolare su le
le ditte a cui la società si è rivolta, ma andiamo per gradi. Fabio, hai visto la partita tramite il Grosseto Sport ieri pomeriggio, il tuo pensiero? Sì, grazie alla cronaca che ha fatto Fabio Lombardi, quindi questa sera marca visita, ma ovviamente ci siamo abituati, poi la nostra famiglia è grande. Grazie alla, diciamo, al servizio che ho offerto da Grosseto Sport, anch'io ho potuto evitarmi la, diciamo così, la trasferta a Ponte Buggiano. Ho visto la partita del Grosseto, è stato un bel Grosseto, è stato un Grosseto vincente, già l'ha anticipato poi Saverio Camilli. Se c'è stata qualche tiratina d'orecchia da fare è dovuta un po' al fatto che magari questo modulo, che per ora non avevamo visto in campo per il Grosseto con questo 4-4-2 o 4-2-4, perché gli esterni del Grosseto sono veramente degli attaccanti, hanno fatto molto bene, ci sono anche le parole d'elogio per questo a fine partita da parte dell'allenatore. È un Grosseto che probabilmente ha scelto anche legittimamente di scoprirsi un po' di più, di andare subito all'arrembaggio, ha trovato subito il gol, quindi questo è stato positivo. Poi magari ci concentriamo sul fatto di non aver chiuso magari la partita in anticipo, però è stato un Grosseto che ha fatto molte azioni da gol e probabilmente avrebbe potuto anche arrotondare oltremodo rispetto al risultato. Io non so il valore del Ponte Buggianese, lo vedremo più avanti nel corso del campionato, però ieri la squadra mi ha impressionato. Chiaramente, come diceva Saverio, il due centrocampisti giocavano un po' anche vicino alla difesa, il centrocampo veniva scavalcato con dei lanci lunghi, ma questi sono problemi dell'allenatore, l'amico Sebastiano Miano, che a cui ha un impegno improbo veramente, ha un numerosa rosa ampia di centrocampisti e attaccanti. Siamo un po' carenti sui centrali difensivi, comunque vedremo il da farci. Comunque Sebastiano, non ti preoccupare, noi ti facciamo lavorare tranquillo. Stefano? Io non ho visto la partita interamente perché avevo una contemporaneità di un torneo giovanile, ma ho visto l'highlight su Grosseto Sport e insomma dalle immagini abbiamo visto che Grosseto ha avuto diverse occasioni, quindi come ha detto anche Franco Ciardi, poi il risultato poteva essere più pesante. Certo è, ecco, rispetto agli anni precedenti, partire subito con due vittorie è molto importante, anche perché ricordiamoci che era stata un'estate che era partita un po' male per il Grosseto, una sconfitta piuttosto pesante, forse questa cosa gli ha fatto anche bene, questa prima sconfitta. L'allenatore è un allenatore in gamba che conosce la categoria, è uno che ha comunque il cuore biancorosso, il cuore del grifone, visto che è stato tanti anni a Grosseto, quindi questo è fondamentale. Deve lavorare, è un allenatore preparato, una squadra importante come Grosseto rispetto allo scorso anno, credo che ci sia la conoscenza della categoria e già lo vediamo ora in queste prime partite di Coppa Italia. E io credo che oltre alla conoscenza della categoria da parte del mister, credo ci sia veramente degli uomini super di categoria. Che quando uno parla di categoria, cosa vuol dire giocatori di categoria? Se nell'ambito della rosa ci sono 5-6 giocatori che hanno toccato anche la Serie C, e con decine e decine, per dire, anche qualcuno mi sembra Zagaglioni abbia anche 100 partite in Serie D, voglio dire, sì, che voglio dire, sono giocatori bravi. Quello che ho visto io l'altra domenica a Piombino, veramente una grossa partita nella ripresa, secondo tempo, come ha detto, come disse nell'intervista Sebaviano, entrarono in campo in giacca e cravatta, ma nella ripresa abbiamo visto di che pasta è fatta il Grosseto, che valore hanno questi ragazzi, e ieri l'hanno dimostrato sul campo. Ora io direi però di, prima di entrare, vedere un po' qualche highlights della partita di ieri per i nostri amici che ci stanno seguendo, vorrei dire a nostra Alessandra di poter leggere i risultati del primo turno del campionato. Questi sono i risultati della prima giornata: Atletico Cenaia, Atletico Piombino 1-0, Camaiore, Calcio Castel Fiorentino 1-2, Castelnuovo Garfagnana, San Miniato Basso Calcio 1-0, Quaiopelli Sporting Cecina 1-0, Montignoso Pro Livorno 3-1, Ponte Buggianese Grosseto 2-3, San Marco Avenza Fucecchio 0-2 e Vorno contro Montecatini 4-0. Naturalmente chi ha vinto a 3 punti, è inutile leggere la classifica. E volevo trovare un'altra volta un po' in sintonia con Saverio Camilli. Domenica prossima, prima di poi saltiamo un attimino la Pie Pari, la partita di mercoledì prossimo, il ritorno in Coppa Italia col Piombino, non perché non è da seguire, perché le partite vanno vinte e comunque non siamo ancora passati al turno successivo, però
voglio restare in tema perché domenica prossima qui c'è la matricola Vorno, che è una squadra della Lucchesia in una frazione di Capannori. Voglio dire, ha vinto 4-0 con il quotato, a meno di nome, Montecatini. Montecatini che aveva battuto il Ponte Buggianese in Coppa Italia, sì. Ecco, sai qualcosa di questa squadra, Saverio? Sinceramente non la conosco, anche perché è una neopromossa, quindi non la conosco. Sarà sicuramente una squadra che avrà voglia di centrarsi in questa categoria nuova, quindi non sarà sicuramente una partita facile. Naturalmente è partita con il piede giusto, 4-0, anche se come matricola, cerchiamo, poi ne parleremo più avanti quando è il momento di parlare della matricola. Vorno e Fabio, cosa vedi, voi smaniavi? No, ma è giusto, perché infatti mi piace anche un po', insomma, entrare subito nel quello che sarà poi il resto della trasmissione, perché poi effettivamente siamo qui, siamo partiti col piede giusto, c'è da affrontare il Vorno, dice una matricola di magari uno magari col, a cuore leggero, invece no, mettiamo già subito puntini sulle i. La squadra che si presenta, vinto 4-0, fatto bene in Coppa, quindi magari non sappiamo molto, perciò credo che Grosseto sa che deve preparare questa gara col massimo dell'attenzione, soprattutto perché qui il rischio è proprio quello di sottovalutare un avversario che magari viene dalla promozione, però insomma si è fatta trovare subito pronta. Stefano, il tuo commento anche su questa società di quest'anno. Lo scorso anno partì dopo le peripezie dell'accordata italo-americano, tutti voi grossetani volevano una società di Grosseto alla guida del Grosseto. Ora siamo arrivati qui, l'anno scorso c'era qualche big importante, tipo Vegnaduzzo, che saluto tra l'altro perché ci seguono, mi ha chiamato oggi, dice: Franco, vi seguo, fate sempre la trasmissione. È arrivato proprio venerdì a Varese e ha messo a segno al 90esimo il gol del 2-1 della vittoria del Varese, pertanto lo saluto. Voglio dire, l'anno scorso giocatori importanti sulla carta, poi ci fu l'Invernizzi che purtroppo giocò 4-5 partite, poi poco ha servito alla causa del Grosseto. Quest'anno giocatori importanti, il tuo pensiero su questa rosa? La rosa di quest'anno è una rosa costruita ad hoc proprio per affrontare questa categoria e per giocare a vertici, ma non che l'anno scorso non l'avesse, non fosse una rosa, diciamo, l'anno scorso era una rosa forte, forse anche troppo forte, e talvolta possiamo cadere anche, come si dice, in tentazione, entrare in campo e pensare già di partire 1-0 a favore. Quindi ecco, credo che l'idea, l'avere un direttore sportivo, mettere in campo comunque, come dire, non giocare con la giacca e cravatta, che un po' è quello il messaggio che dà il mister di quest'anno, sia una cosa fondamentale. In più, l'anno in più con il nome Grosseto, credo che per il presidente sia importante, e per evitare gli errori fatti, perché errori ci sono stati, perché se no non saremmo ancora oggi in eccellenza, quindi dobbiamo fare anche dell'autocritica, il presidente l'ha fatta diverse volte autocritica, quindi credo che ci siano le basi per poter far bene. Dobbiamo pensare sempre che ci sono gli avversari però davanti, quindi mi collego, se mi dai 2 secondi, per dire anche sulla partita con il Vorno: è sì una matricola, ma ha vinto 4-0 con il Montecatini, quindi noi dobbiamo partire che siamo 0-0, dobbiamo pensare sempre di giocarci le partite anche con quella che noi possiamo credere sia la più debole, ma che comunque, quando affrontano il Grosseto, lo affrontano sempre con il coltello fra i denti. Perciò sono sicuro che questi ragazzi, con la spinta del mister, con la spinta di tutto il tifo, faranno un grande campionato, perché Grosseto merita sicuramente delle platee diverse dall'eccellenza. Alessandra, alcuni messaggi dei nostri amici? Sì, volevo leggere 2 domande, una di Fabio Lombardi, che è la seguente. Buonasera a tutti e complimenti a Camilli per la prova di sostanza e qualità. 2 domande per lui: per il perché della sua ammonizione e cosa ha detto ad Andreotti quando voleva calciare il rigore ed invece dal dischetto è andato Cretella? E l'amico Fabio anche oggi mi ha chiamato e me l'ha detto, ma io lo so il perché. L'ammunizione sinceramente non l'ho capita, ho richiesto un fallo e l'arbitro ha preso male questa cosa e mi ha ammonito e ha fischiato punizione per... L'unico neo, Saverio, scusami se ti interrompo, di questa partita di ieri, oltre il 3-2 come risultato finale, che un po' doveva essere un 4-5-1,
4 ammoniti sono un po' troppi per una partita quasi dominata, diciamo. Di questo dipende anche dall'arbitro, dal giudizio. Senza dubbio, che alcune decisioni non mi hanno piaciuto. E comunque, tornando al discorso del rigore, non ho, cioè, Luca è un ragazzo che comunque sia vuole sbloccarsi, e se il rigore poteva essere, diciamo, la soluzione migliore, no? Però ho detto che se Riccardo aveva deciso di calciare lui il rigore, non piace, non è bello secondo me star lì a discutere su chi calcia il rigore, anche perché non è produttivo poi per chi va a calciare il rigore. Quindi ho detto di lasciar stare e lasciargli la palla a lui. E senza dubbio credo anche non lasci in quel momento tranquillo, sì, la persona, il ragazzo che deve battere il rigore, certo, quando c'è un suo compagno che lo reclama. Certo. Io sono d'accordissimo, perché un attaccante è importantissimo poter sicuramente e sbloccarci, sarà per la prossima volta. Sì, sì, ha voglia, ha detto che comunque sia lo farà anche su azione e sarà ancora più bello. Bene, d'ora se la... un attimo, scusami, ti ho interrotto prima. Un'altra è di Rosanna Teti. Grande Camilli, anche i tifosi ti hanno fortemente voluto a Grosseto e stai dando soddisfazioni, continua così, l'importante è anche fare squadra e già siamo sulla buona strada, ce lo confermi? Sì, sì, confermo assolutamente che sta nascendo un bel gruppo, e che comunque sia non era facile all'inizio, perché avendo 14-15 giocatori tutti nuovi non è mai semplice ripartire e fare subito gruppo, invece sta nascendo veramente un bel gruppo. Bene, ed ora se la regia di Matteo Caffarelli, se è possibile avere gli highlights della partita. L'arbitro fa rispettare la distanza, Pierangioli e rete! Dopo soli 2 minuti il Grosseto la sblocca, posizione magistrale del numero 7 Pierangioli, palla che si infila all'angolino e il risultato è già sbloccato, Grosseto 1 Ponte Buggianese 0. È la Ponte Buggianese con il numero 11 Murgia. Già veloce sul lato di sinistra, sconta Corelli, attenzione, calcio di rigore, calcio di rigore, il numero 10 la Sceb contro Nunziatini e segna, gol dell'1-1 per la Ponte Buggianese, la Sceb sul calcio di rigore. Spesso 2 contro 1 è in difficoltà. Attenzione, mischia clamorosa in area e in qualche maniera si salva Colai. Avanti, ora serve Pierangioli sul lato di destra, Pierangioli ancora Camilli, l'1-2 bello, Pierangioli esterno della rete, ha dato a tutti l'illusione del gol, Grosseto vicino al nuovo vantaggio. C'è Andreotti, c'è Gorelli, c'è Ciolli, c'è Molinari, c'è Cretella, c'è Raito, ci sono tutte le torri dello scacchiere di Mister Miano. Cretella anticipato, attenzione, calcio di rigore, non si capisce, calcio di rigore, attenzione, non si è capito molto bene, qualche attimo, ed è calcio di rigore per il Grosseto, Cretella contro Colai, minuto 44, Riccardo Cretella, 2-1 Grosseto. Molinari, 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 tiro, parata, Pierangioli, 3-1 Grosseto, Tommaso Pierangioli, palla è buona, la posizione di Camilli, anche ancora Camilli, punta diretta avversario, poi si la sposta sul sinistro, Tolai a pugni chiusi, Benassi e rete. Al minuto 90 accorcia le distanze con una punizione bellissima, Benassi.
l'azienda vitivinicola Il Pupillo. Da oltre 60 anni produce e vende vini ed olio di qualità. Ora anche nel nuovo negozio a Grosseto in via Oberdan 22. Il Pupillo, il miglior vino dai Colli di Scarlino. Telefoni 347 785 1919 o 345 485 9311. Ed ora nuovamente insieme dopo gli highlight e il primo blocco di pubblicità, e vorrei ora parlare un attimino su una cosa, una questione che mi sta a cuore. Ho parlato anche ieri, oggi pomeriggio con il Simone Ceri. Lo scorso anno la questione abbonamenti, perché tanto è inutile che io ci giri nel manico, io quello che ho dentro lo devo dire. Ho detto prima, quando per 2 anni abbiamo vissuto un'esperienza poco bella con la cordata che è venuta da fuori, e tutta Grosseto, io ripeto, tutta Grosseto sarebbe partita anche da serie inferiori pur di partire con una società grossetana. Mario e Simone Ceri sono tirati sulle maniche, hanno fatto una riunione prima di iniziare ed avere, per sentire anche il consenso della piazza, degli sportivi e non solo, e sono partiti da una campionato di eccellenza, naturalmente, dove la squadra partecipante della nostra città si chiama Unione Sportiva Grosseto. Tutti ci aspettano al varco, perché vincere contro il Grosseto per tante squadre è come vincere il loro piccolo campionato. Un campionato partito un po' tra parecchi bassi, pareggio a Piombino in Coppa, come ho detto in precedenza, la sconfitta in campionato. Poi, dopo alcune settimane, l'allontanamento dei mister Consonni, è arrivato Danesi. Chiaramente qualcosa non è andato per il verso giusto, molti infortunati. Io mi ricordo all'inizio, quando eravamo qui, alla seconda giornata di campionato, in infermeria c'era 7-8 giocatori, tutti titolari, in infermeria. Parlavamo di preparatore atletico, e questo è il passato. Però siamo arrivati al dunque, poi al momento, prima di iniziare, con 780 abbonati. Non era male per il primo anno in eccellenza, con il ritorno del Grosseto ai grossetani, che era una vita che questo non accadeva. Dopo lo scorso anno, che purtroppo, inutile vangare, non è andata male, è stata una stagione storta, disgraziata, chiamatela come gli pare, non siamo saliti. Il mancato ripescaggio, qualcuno si lamentava sul mancato ripescaggio. E poi anch'io forse ero fra quelli che avrei preferito, però sai, io devo parlare con la mia bocca, ma non con le mie tasche. Le tasche sono di Simone e Mario, ed è giusto, loro hanno fatto quello che avevano, il presentimento che avevano, e hanno avuto ragione, perché quando poi siamo partiti con i nuovi abbonamenti, anziché dargli più fiducia, più linfa vitale alle casse della società, oggi siamo fra la prima e la seconda giornata del campionato, sono appena 300 le tessere e abbonamenti staccati, e credetemi, non è una vergogna, ma sono pochi. Io non voglio guardare nelle tasche degli altri, però la città non ha risposto. E a proposito di città, Simone Ceri mi ha fatto arrivare un'email che ormai, da quanto l'ho letta, la tengo a mente e non la leggo. Hanno mandato centinaia di mail a tutte le ditte del comprensorio, parlo anche di cifre, chiedendo la modica cifra di 300 euro, faceva un link pubblicitario, oltre una tessera con ingresso libero. E io pensavo che qualcuno rispondesse, e Simone Ceri mi ha detto: Franco, lo sai quante società, quante ditte, quante aziende hanno risposto? Nemmeno una, nemmeno grazie, non ci interessa. Ecco, questa è la città di Grosseto, è il comprensorio, pertanto cosa si può pretendere di volere andare in campionati superiori se da 800 circa passiamo a 300 abbonati e la società, il contorno delle ditte e aziende non risponde? Io vorrei far intervenire appunto su questa tematica che a me mi sta molto a cuore, anche alla società, Stefano Rosini.
Io sono andato un po' lungo perché volevo entrare veramente nel merito, far capire brevemente cosa sta succedendo a Grosseto. Stefano. Cosa sta succedendo? La delusione, credo, iniziale, dopo il grande entusiasmo dello scorso anno, ma non solo. Io voglio ricordare il grande entusiasmo che c'era stato anche 3 anni fa. Io mi ricordo di 1000 passabbonamenti nel primo anno di Pincione, poi l'anno dopo stagione tragica, quindi Grosseto ha sempre risposto in maniera molto forte, anche negli anni in cui, negli ultimi anni di Camilli, dove avevamo un po' di difficoltà, però Grosseto aveva sempre questa voglia di calcio. Stefano, scusami, io vorrei, forse non hai capito cosa voglio dire io, perché io ho parlato già di quello che è passato, Camilli, Docet, per l'amor di Dio, Camilli ce ne fosse, però stiamo parlando, tutta Grosseto voleva il Grosseto ai grossetani, è questa che è una cosa che io punto e che la società veramente punta più di me, perché io in fondo sono un tifoso, un giornalista, sì, ma Franco, la risposta è Grosseto ai grossetani l'ha avuta l'anno scorso, ce l'ha quest'anno, che comunque Grosseto è amato. Certo, gli abbonamenti è sempre, anche a livelli alti, come dire, quanto è amata una squadra. Sembra quasi che essere calati quasi più della metà di abbonamenti, sembra quasi più della metà, sembra che il presidente non abbia fatto una squadra forte, quando comunque non è così. L'anno scorso è stata una risposta forte, quest'anno credo che Grosseto e i tifosi aspettano di vedere come va la squadra, perché se Grosseto ha sempre risposto in questa maniera, Franco, se la squadra va bene, come succede, e lo stadio si piena, se la squadra non va bene dobbiamo farci delle critiche, lo stadio vanno, diciamo, gli amanti, poi ci sono quelli che invece amano il bel calcio e quindi aspettano di vedere come vanno i risultati, e se i risultati andranno bene, come io ma spero, quegli 800 questo... dello scorso anno, prima dell'inizio del campionato, non hanno voluto vedere i risultati, hanno avuto fiducia della società, hanno voluto premiare la grossetanità, hanno detto bravi, noi ci siamo. Oggi però, il secondo anno, quelli che non hanno rinnovato probabilmente aspettano il risultato della squadra, e se la squadra andrà bene, quei 500 che non hanno rinnovato saranno sempre presenti e pagheranno e andranno sempre allo stadio. Io questo ne sono convinto. Ma io questo volevo dire, vorrei anche intervenire Fabio Lobrani, voglio dire però, la società ha prorogato sino a venerdì prossimo, ecco perché questo appello, ha prorogato fino a venerdì prossimo, perché abbiamo vinto a Piombino in Coppa Italia, abbiamo espugnato Ponte Buggianese ieri al termine di un'altra grande prestazione, ora mercoledì prossimo, dopodomani sera in notturna allo stadio comunale Carlo Zecchini, c'è il ritorno con il Piombino. E cosa aspetta? Aspetta che allora che passi il tempo degli abbonamenti? Io sto parlando degli abbonamenti, da 780 a 300 vuol dire che qualcosa è successo. E te sa qualcosa, perché il tuo pensiero, Fabio? E penso che il calo sia dovuto alla grande delusione della passata annata, ma forse anche a uno slancio che è venuto meno. Ma questo amore dov'è per il Grosseto? Ma questo amore che per il Grosseto lo vedremo ora nelle prossime settimane. Io penso che chi ha fatto l'abbonamento, sono cifre molto basse per Grosseto, ma comunque importanti per un campionato d'eccellenza, ma sono cifre molto basse per Grosseto, sia da ammirare e da elogiare, perché dopo una stagione come quella scorsa, in cui effettivamente si è visto un campionato che a Grosseto non si vedeva da 20 anni, molti sono rimasti un po' con l'amaro in bocca, e sicuramente è anche giusto da un punto di vista, come diceva Stefano, pensare che i tifosi, quelli magari che avevano dato credito nella prima stagione a scatola chiusa, si rinnamoreranno molto facilmente del Grosseto quando lo vedranno sul campo, allo Zecchini, per giocare a pallone. Io non vedo un disamoramento totale, lo noto che c'è un dimezzamento degli abbonamenti, lo do quasi però per un calo fisiologico, perché dopo una stagione in cui fai un campionato d'eccellenza, in cui arrivi terzo e con le peripezie che ci sono state, c'è sicuramente grosso scoramento da parte del tifo normale, non ti parlo del tifo che è sempre presente allo Zecchini, e sicuramente dal mio punto di vista, e qui dico una cosa che magari va un po' oltre anche il mio ruolo, la comunicazione che c'è attorno al Grosseto non è degna però della piazza, perché che il Grosseto giochi a pallone
lo sappiamo noi di Grosseto Sport e pochi altri, perché oramai la comunicazione è importantissima, ma sui giornali Grosseto è relegato a mezza paginetta, forse un quarto di paginetta, non c'è questo interesse tale. Sono le imprese stesse dei giocatori che raccontano la stagione, perché effettivamente al momento, secondo a mio avviso, non c'è stata un'adeguata comunicazione da parte di quello che sarà la stagione del Grosseto, che è destinata a fare il protagonista, non diciamo a essere la vincitrice del campionato, ma abbiamo visto, ha fatto 6 gol in 2 partite, una squadra che sinceramente è strutturata molto bene, non credo che possa deludere in questa stagione, e quindi mi auguro che intanto la gente approfitti di questa settimana ulteriore di proroga, mentre non posso dire null'altro per quello che riguarda il tessuto imprenditoriale, perché qui non scopriamo nulla di nuovo, Franco, e su questo Simone forse ha avuto un, diciamo così, un boccone amaro da inghiottire, però forse se l'aspettava anche. Senza dubbio, sì, io parlo in una certa maniera a Fabio, perché non sono abituato a salire sul carro dei vincitori. Troppo facile, secondo me, ripeto, pur rispettando le idee degli altri, anche se a volte non le condivido, troppo facile, dopo 4-5 vittorie, tutti ad acclamare questi ragazzi. Questi ragazzi hanno bisogno ora, all'inizio, sono quasi tutti nuovi, di vedere lo stadio pieno sia mercoledì sera che domenica prossima, la prima gara interna del campionato contro il Vorno. Però poi voglio sentire anche appunto Saverio, perché lo scorso anno ha visto la curva nord, veramente la tribuna dei biancorossi, che ieri tra l'altro gli devo fare complimenti, perché erano sulla sinistra della tribuna e credo abbiano incitato, cantato dalla mattina alla sera, un bravo a loro presenti. E a proposito di tifosi, vorrei sentire appunto Saverio il tuo pensiero su quelli dell'anno scorso che hai trovato qui e quelli di ieri, che magari un appello anche da parte tua. Ma questo penso che sicuramente c'è un problema che non c'è solo a Grosseto, ma in generale nel calcio si sa che si guarda il risultato, poi magari se iniziano a venire più risultati la gente viene più a vedere le partite. Secondo me pure è un discorso che è sbagliato, però funziona in questa maniera un po' ovunque, non solo a Grosseto. Riguardo i tifosi, sì, anche ieri, nonostante una trasferta abbastanza lunga, erano presenti in molti, e sicuramente per noi giocatori fa sempre piacere avere vicino chi ci sostiene e chi comunque sia è lì a tifar per noi. È stato anche simpatico e giusto venire sotto davanti a loro a ringraziare la loro presenza, che hanno cantato e incontrare microfoni, veramente il canto di questi ragazzi è encomiabile. Alessandra, sì. Alcuni messaggi? Allora, intanto ci salutano Giuseppe Renis, Luca Lazzari e Mario Loffredo. Giampiero Lo Giudice scrive: grande mister Miano, complimenti. Massimiliano Semplici: scusate, ma la rosa pecca in difesa, perché se manca Scioglio o Gorelli diventa un casino, precisiamo. E poi ci sono due messaggi di Giovanni Vittorio Calcio in seconda fila Pasquale e del nostro Fabio Lubrani, che non riesco ad aprire. Ora ci proviamo e poi dopo ve lo rileggo. Io sono d'accordo con l'accennato prima il nostro amico che ci ha scritto, che la difesa, la coperta è un po' corta. Beh, però c'è anche Cretella, però ecco, c'è sì, in emergenza c'è Riccardo, che ha già rifatto il difensore centrale, e lo stesso Zagaglione l'anno scorso mi ha detto che in casi di emergenza Ghivizzano ha fatto il difensore centrale. Ecco, sì, che anche questa è una coperta che comincia ad essere un po' più larga anche in difesa. E io direi subito di andare ad ascoltare un po' le interviste. Io vorrei ritornare, però scusami, mi è passata. Ti mi ha detto un anno così e un anno così, ma io, se era una società che aveva preso il Grosseto di fuori, non le condividevo, ma le potevo capire. Ma io continuo a mettere il dito sulla piaga: Grosseto ai grossetani, i grossetani che lo scorso anno, la società Ceri, Mario e Simone, l'anno scorso hanno speso 200-300 mila euro per fare questa stagione che purtroppo sappiamo tutti come è andata. Ecco, forse per dargli più fiducia, era la prova del 9, che bisognava essere più presenti, senza guardare, ripeto, in tasca a chi non ha fatto l'abbonamento. Prego. Siamo riusciti ad aprire quello di Giovanni Vittorio Calcio in seconda fila Pasquale. Un saluto a Camille, che ne è stato scritto la sua storia calcistica su Facebook. Volevo sapere da lui che differenza sui minutudini vede fra il San Gimignano dello scorso anno e il Grosseto di quest'anno. Per il resto, che in studio capitolo ripescaggio in Serie D, vorrei ricordare che la Rignanese
retrocessa dalla Serie D all'Eccellenza, era tredicesima e non è stata ripescata. La Huaio Pelli, che ha perso lo spareggio per il primo posto e vinto playoff regionali, non ha chiesto domande perché non era sportivamente, burocraticamente possibile. Quindi questo capitolo va accantonato senza se e senza ma, dato che molti tifosi chiedono tuttora come mai non è stato fatto ripescaggio. Un saluto a tutti. E questo potrebbe darci anche, sbagliando secondo me, che questo periodo dove gli abbonati non sono 780 come lo scorso anno, ma pochi, solo 300, continuano a pescare a ripescaggio. Amici sportivi, fino a venerdì c'è tempo, andate al botteghino a fare l'abbonamento, grazie. E facciamo rispondere a Saverio sulla domanda del tifoso. Ma similitudini con San Gimignano l'anno scorso, diciamo che quest'anno è una squadra un po' diversa. L'anno scorso noi puntavamo molto a difendersi e poi ripartire in avanti, mentre qui invece cerchiamo proprio di impostare noi la partita, di fare la partita e creare proprio sempre soluzioni offensive. Quindi è un gioco diverso rispetto a quello che facciamo l'anno scorso a San Gimignano. E riguardo al ripescaggio, sono d'accordo con il signore, perché il Grosseto, non scordiamoci, l'anno scorso ha perso i playoff regionali e secondo me non è un non dà molto punteggio in fase di graduatoria per il ripescaggio. Playoff nazionali? Sì. Ecco, una regionale. Ha perso i playoff del girone il Grosseto, però. Quelli regionali con la Huaio Pelli. Ha perso i playoff regionali. Sì, pensavo, e quindi avendo poco ragione. Punteggio, non so su un quale criterio potrebbe essere stato ripescato. Sì, ma indipendentemente che la società, indipendentemente che poteva farlo o non poteva farlo, però aveva sentito qualcosa nell'aria che non, per loro, siccome i soldi li tirano fuori loro, certo. Loro hanno ritenuto opportuno, perché c'era questo malumore in città che loro lo sentivano. Ma io, conoscendo un pochino anche il presidente, penso che lui sia uno che le cose se le voglia meritare più sul campo che dietro a questi gradatori, ripescaggi. E poi da giocatore penso che sia anche più bello magari poter vincere un campionato e salire di categoria che salirci tramite un ripescaggio. Bene, ed ora linea alla regia per mandare alcune interviste realizzate ieri da Fabio Lombardi in quelle di Ponte Buggianese, ad iniziare da mister Sebastiano Miano a Sean Molinari e al tecnico della Ponte Buggianese Shintu. Poi a seguire le pubblicità. Allora, siamo qui con Sebastiano Miano. Allora, mister, una prova positiva, Grosseto che è partito maledetto tempo, prepartita dal secondo tempo di Piombino, poi è arrivato l'1-1 quasi casuale, però la squadra ha subito reagito poi. Sì, sono contento perché secondo me, come dicevo prima, i ragazzi hanno fatto una partita importante, venire qui a Ponte Buggianese non è facile, vincere non è altrettanto facile. I ragazzi sono stati bravi a stare in partita, a non buttarsi giù quando abbiamo subito il pareggio e vincere fa sempre bene. Ci avevi spiazzato un po' a tutti perché avevi detto avresti mantenuto lo schema rispetto a Piombino, poi invece quest'oggi abbiamo visto un 4-4-2 che era una sorta di 4-2-4, quindi molto offensivo. Un'idea nata nella notte oppure era stata riprovata? No, l'abbiamo provata in settimana perché in mezzo al campo sono un po' in emergenza, mi mancava Zagaglioni, mi manca Luci, Fratini, perciò avevo centrocampisti contati, ce ne avevo due e basta, a parte vabbè, Willy con Sonny in panchina. Ma penso che la squadra ha fatto una buona partita, dai. Bisogna migliorare tanto sia sotto l'aspetto fisico che tecnico, perché magari si sbaglia tante volte passaggini in modo superficiale, questo non va bene, però dai, la squadra ha fatto molto bene. Forse, come dicevi anche te, una delle carte vincenti è stato nel mettere a ruoli inversi due esterni che hanno creato sempre poi con il movimento verso l'interno la differenza e soprattutto la superiorità numerica. Sì, hanno fatto sia Saverio che Tommy Pierangeli, hanno fatto una partita importante. Saverio è un giocatore di qualità, un giocatore che se prende palla fra le linee è devastante. Infatti il primo tempo l'ha presa diverse volte, siamo andati in porta con l'1-2, si è tirato in porta, dai. Penso che un po' tutta la squadra ha fatto bene oggi, dai, dietro, in mezzo al campo, che appunto era una soluzione che avevamo provato in settimana, sono stati bravi Riccardo, Simone, perciò dai, sono contento e bisogna lavorare perché, come ho detto prima, bisogna migliorare tanto. Settimana impegnativa, prima la Coppa con il Piombino, poi il Vorno, quest'anno è promosso e oggi ha vinto 4-0 a sorpresa con il Montecatini.
Sì, le partite sono tutte difficili, ora pensiamo al Piombino perché il nostro obiettivo è passare il turno e perciò pensiamo prima al Piombino, poi il Vorno vediamo, ci pensiamo da giovedì. Ci sarà un po' di turnover? No, giocherà la formazione, turnover ancora no, tanto siamo alle prime partite, perciò ce la fanno, tranquillo. Perfetto, vai. Sean Molinari, allora quest'oggi sei partito fin dal primo minuto, una grande prestazione, non hai trovato la via della rete, però la tua prestazione è stata più che positiva. Sì, sono ancora un po' sulle gambe perché la preparazione che abbiamo fatto è una preparazione importante, la vittoria di oggi lo è ancora di più, è sempre bene partire forte, abbiamo dimostrato che siamo un gruppo unito e questa vittoria è molto importante per lo slancio fino alla fine. Come ti sei trovato in coppia, in tandem con Andreotti? No, mi sono trovato molto bene, siamo una buona coppia, ancora non al 100%, ma sicuramente la forma arriverà. Qual è il tuo obiettivo che ti sei prefisso in questa stagione? No, obiettivi personali non ce l'ho, l'importante è vincere il campionato, questo è quello che conta. Bene, Sean Molinari, allora quest'oggi Mister Scintu, tecnico del Ponte Bugianese, mister. Una partita nata non bene, poi a un certo punto siete riusciti e siete stati bravi a raddrizzarla, poi cosa è successo? Ma diciamo che prendere gol subito dopo due minuti non è facile, mai, contro il Grosseto ancora di meno, che è una squadra insomma che ha molta qualità. Siamo riusciti a metterla diciamo in riga, però poi non voglio trovare scuse, però insomma al secondo minuto di recupero del primo tempo prendere un rigore, dubbio, a mio avviso. Poi ripeto, noi abbiamo perso secondo me meritatamente perché il Grosseto ha meritato di vincere, però ecco, diciamo che ci sono state delle situazioni che sono state poco chiare, tipo il rigore del 2-1, è un conto andare nello spogliatoio sull'1-1, insomma analizzare quelli che sono gli errori e poi invece andare sul 2-1, insomma ecco, insomma è una cosa che non... Che impressione ha avuto del Grosseto? No, sicuramente buone cose, ottimo, è una squadra più rispetto all'anno scorso, questa è una squadra più quadrata, più caratteriale, unisce tecnica, forza in molte zone del campo. La squadra esperta, insomma, la squadra. Come le è sembrata invece quest'oggi la sua squadra? Abbiamo fatto degli errori che una squadra come noi non possiamo commettere, ripeto, mai, soprattutto col Grosseto, magari in altri frangenti ti li posso anche perdonare, un'altra squadra, una squadra come il Grosseto che ha qualità, il 3-3-3-1, insomma, è un errore troppo grosso. Ecco. Un'ultimissima domanda, aveva provato a giocare in pratica fisse per tenere magari alto la squadra e tenere bassa la retroguardia del Grosseto? Sì, è ovvio che una squadra così devi avere un atteggiamento positivo e propositivo, non puoi permetterti di stare lì dietro lì nella palla perché sennò rischi che poi prendano imbarcata. Invece così perlomeno penso che la squadra ha dimostrato personalità, carattere, ha provato a giocarsi quelle che erano le proprie armi, poi è ovvio, puoi vincere, puoi perdere, però ecco, penso che ce la siamo giocata, ecco. Bene, vai. E dopo vedo che il regista mi dice ok, ma non sapevo se potevo andare. Siamo tornati in diretta qui dal Barbristo di Grosseto per l'ultima parte della trasmissione e vorrei subito, Alessandra, ha alcuni messaggi da leggerci. Sì, allora il nostro Fabio scrive: messaggio arrivato in redazione da Giorgio Mangiapane. Le locandine l'ultima volta le avevamo fatte noi del club anno zero. E questo forse è un messaggio forse per la società? Perché a noi onestamente ci fa piacere che uno faccia le locandine, però si parlava di altre cose. Comunque, se potete, fatele anche quest'anno, sempre che la società voglia. Intanto ringrazio, è venuto a trovarci anche il fotografo freelance Ilario Uvelli, che saluto appunto, e andiamo un po' a parlare della prossima partita. Posso dire che un altro saluto è tranquillo. Posso dire un altro saluto? Sei padrona? No. Allora ci saluta Raffaele Formicola e prima avevo saltato Giampiero Lo Giudice, fa complimenti a Cretella dicendo Cretella di un'altra categoria. Nel nostro salotto, diciamo il salotto buono dello sport, si può fare anche degli errori, si può entrare su altri commenti, noi ci divertiamo. Perfetto. Facciamo trasmissioni per il Grosseto naturalmente, parliamo di sport, ma
Lo facciamo perché non siamo stipendiati, nessuno ci dà una lira per fare trasmissioni, seguire il Grosseto, però ci divertiamo e questo è il motivo per cui siamo qui, grazie ai fratelli David e Paolo Pasquinelli. Andiamo avanti, si parla allora 48 ore, c'è il Piombino, gara di ritorno, Fabio, gara di ritorno. Non è scontato, nulla. Abbiamo vinto 3-1 fuori casa, ma... Ma è una squadra che comunque va affrontata con massima attenzione, c'è qualche problemino insomma di ristrettezza della rosa, magari poi lo chiediamo lo stesso Saverio. Effettivamente anche il 4-2-4, 4-4-2 è stato un po' imposto anche da alcune problematiche fisiche, quindi c'è un po' di ristrettezza a centrocampo, vedremo se magari si riproporrà lo stesso schema. Da sicurezza al fatto che la squadra è in vantaggio di 3-1, ha vinto una vittoria esterna per 3-1, quindi conferma la regola del 3, il Grosseto è partito fortissimo, 3 gol in Coppa, 3 gol in campionato, quindi è una squadra che comunque ha avuto, diciamo così, un calciomercato abbastanza effervescente, grazie a, lo possiamo chiamare, all'amico Ferroni, che ci ha informato un po' ma di come è stato rifondato un po' questo Atletico Piombino. Quindi una partita sicuramente interessante, un orario serale da seguire assieme, noi ci saremo sicuramente, ora vedremo di tenervi informati nel miglior modo possibile. Su questa partita si gioca alle 20:30 allo Zecchini. Stefano, e le difficoltà che possono esistere, possono esserci in una partita dove hai vinto fuori casa 3-1, pertanto di poterla prendere un po' sotto gamba? Vabbè sì, di solito si dice possiamo prenderla sotto gamba, certo incontri una squadra blasonata come Piombino. Te sei Grosseto, sei alla terza partita ufficiale, tra virgolette, e quindi non ti può permettere assolutamente di fare i passi falsi, poi per l'appunto giocando in casa. Quindi credo che il mister e i giocatori sanno che vanno ad affrontare una partita dove i tifosi li osservano, come si, collegandomi sempre al discorso di prima, i tifosi osservano e quindi deve essere un incentivo anche per portare gli abbonamenti e portare i tifosi, ma non solo, gli amanti del calcio, perché io credo che la gente voglia vedere anche del bel calcio e talvolta in queste categorie il bel calcio non si vede. Insomma, abbiamo tutti quanti ora la televisione, vediamo le partite tutte le settimane. E siamo diventati tutti dei critici di calcio, quindi venire la domenica, sì, bello vincere, però bello vedere anche le partite. Quindi credo che sia anche, ho qui davanti un giocatore, credo che chi viene a vedere vuole vedere giocare a pallone bene, perché quando poi si gioca bene i risultati arrivano. Non pensare sempre, prima si pensa al risultato, no, pensiamo a giocare bene perché poi dopo arrivano i risultati, anche per chi comunque paga il biglietto. No, certo, sicuramente fare un bel calcio appassiona più le persone, è una cosa buona, però io penso sempre che alla fine a me piace più vincere, poi giocare bene, sì, se gioco bene sono contento, però preferisco vincere. E spostiamo una domanda invece a Saverio, visto che è lì col microfono in mano, e gli volevo chiedere se è arrivato a Grosseto, se da protagonista in questa parte iniziale del campionato, potevi arrivare anche prima, però magari ci racconti qualche cosa di questa storia che parte già da dicembre scorso. Sì, penso che ormai tutti lo sanno quello che è successo a dicembre, e l'unico rammarico che ho è che dispiace di aver detto sì e poi aver ripensato e aver detto di no, però chiaramente non è mai facile quando ti chiama una squadra come Grosseto, è normale che all'inizio c'è un po' di tentennamento, poi quando è arrivato al dunque, diciamo, ho visto che non ero pronto per andare via, perché comunque si era creato ormai qualcosina di importante all'interno dello spogliatoio e noi giocatori ce ne eravamo resi conto, e quindi non volevo andare via per quello. Quello che ti ha appena detto, Saverio, è un po' quello che tutte le altre squadre negli anni, e sarà anche nel futuro, hai detto: non potevo dire di no a una piazza importante, una società importante come il Grosseto. E quello è il pro. Poi il contro è quando le squadre avversarie affrontano il Grosseto, giusto? Certo, poi tutte le squadre che giocano, anche lo stesso San Gimignano, noi l'anno scorso quando venimmo a Grosseto, che tra l'altro era la prima partita, tutti ci tenevamo a far bene, a fare una bella partita, perché comunque sia giochi in uno stadio, tifosi, società importante, quindi tutte le squadre affronteranno al massimo tutte le partite contro il Grosseto. Hai ricordato di nuovo il San Gimignano, la tua vecchia squadra, ha detto che prima voi eravate tutti compatti dietro e poi partivate in contropiede perché arrivate un po' di punte, niente male, però
devo essere sincero, però a te ti piace giocare, va bene, come abbiamo fatto a Piombino nella ripresa e ieri tutta la partita. Io devo essere sincero, non è facile vedere, essere tifosi, perché il tifoso vuole vincere, chiaro? Però io in queste due partite, la ripresa a Piombino e i 95 minuti ieri a Ponte Buggianese, mi sono divertito non solo perché ho vinto, ma perché ho visto la squadra veramente creare. Sì, sì, ma anche noi all'interno del campo, io quando, ho detto anche parlandone con un amico, ho detto io quando finisco la partita e sento che mi sono divertito, vuol dire che è stata una bella partita, che se io a fine partita invece sento che non mi sono proprio divertito, allora vuol dire che qualcosina non è andato. Invece, infatti, in queste due partite ogni volta che finisce la partita sono contento, sono divertito, che poi non ci scordiamo sempre che il calcio deve essere un divertimento, no? Quindi quando uno si diverte penso ha raggiunto lo scopo, e in queste due partite anche noi giocatori ci stiamo divertendo giocando. Lasciamo un po' la partita di dopodomani con il Piombino. Ricordo la gara allo stadio Zecchini alle 20:30, ritorno del primo turno di Coppa Italia, all'andata 3-1, dopo che il Grosseto era andata in svantaggio nel primo tempo. Parliamo un po' della prossima gara, è quella che conta, non perché quelle che ormai sono passate, ma perché veramente è l'esordio in campionato davanti ai propri tifosi. Sicuramente è importante partire bene in casa, anche per tutto il discorso che abbiamo affrontato prima, e chiaramente speriamo di fare una bella partita, e penso che con le caratteristiche della nostra squadra giocare in casa comunque sia un pochino faciliti le cose. Fabio, archiviamo come ho detto il Piombino dopo domani sera. Esordio in campionato allo Zecchini contro il Vorno. Sì, c'è due partite ravvicinate, intanto dopo domani sera, quindi prima in casa, cornice è ancora estiva, quindi ci aspettiamo anche che magari qualche grossetano ne approfitti per vedere per la prima volta la squadra esibirsi. Poi subito dopo c'è una gara interna per confermarsi, mi dicono che magari poi lo chiediamo sempre a Saverio, perché ormai è qui, vediamo come reggerà il campo, vediamo che condizioni lo troviamo il campo, perché l'anno scorso fu un piccolo diciamo così negativo, uno dei fattori negativi, un po' più spesso e volentieri se ne è parlato in maniera negativa. Vediamo dopo una stagione come è arrivata. Certo, avevamo avuto qui l'assessore la scorsa settimana, e non credo ci siano stati di sicuro non sono stati fatti interventi straordinari sul campo. Vediamo quali sono le condizioni del manto dello Zecchini. Comunque due partite ravvicinate per trovare lo sprint giusto. Chiaramente se al termine di questa settimana il Grosseto si riconferma. Caffè Sol, il caffè di Grosseto, da sempre vicino allo sport e ai giovani. La stagione, ma dico, parte sulle ali dell'entusiasmo, ma quasi sicuramente potrebbe essere così, e magari vedere anche un po' la spinta della tifoseria, spinta che non manca mai. Ricordiamoci sempre che Grosseto in eccellenza fa numeri importanti, tutti gli avversari ci guardano come una squadra fuori categoria, siamo noi che dobbiamo dimostrarlo, ma del resto è così. Anche abbiamo rischiato, io quando sono venuto via domenica non ero alla partita, sono passato davanti a una di quelle che poteva essere le nostre avversarie, sono passato davanti al campo del Prato Vecchio, che è nell'altro girone, c'era ancora la sagra montata, quindi insomma ragazzi, la categoria è questa purtroppo, siamo noi che magari la nobilitiamo, però dobbiamo insomma meritare insomma questo titolo. Stefano, per concludere anche il tuo pensiero sulla partita di domenica e cosa aspetti da questo Grosseto per tutto il campionato? Allora, intanto nella partita di domenica il Grosseto deve arrivarci concentrato, perché deve assolutamente tirare fuori i tre punti. Non sarà facile, anche per l'entusiasmo con cui il Vorno verrà a Grosseto, questo 4-0 con una squadra molto importante, comunque almeno sulla carta, che è il Montecatini. Riguardo a questa squadra, approfitto della presenza di Camilli perché volevo chiedergli questa differenza tra questo 4-2-4 e questo 4-4-2, se è un qualcosa che provate durante l'allenamento
questo è dovuto alle caratteristiche fisiche a seconda di quali giocatori mette in campo il mister, oppure il mister comunque punta in maniera molto importante su un calcio offensivo? Ecco, questo è. Allora, diciamo che questa settimana abbiamo sperimentato questa cosa perché avevamo dei problemi di infortuni a centrocampo, eravamo un po' corti, quindi abbiamo dovuto, diciamo, reinventare questo modulo qui. Quindi ci abbiamo lavorato in settimana e è venuto bene. Riguardo al calcio del mister, piace il calcio offensivo, ma è anche un allenatore che punta molto anche sulla compattezza della squadra, e quindi anche in fase difensiva chiede molto sacrificio ai giocatori. Io credo che il credo di mister Miano sia in 4-3-3, poi chiaro, come ha detto Saverio, in alcune circostanze c'ha di qualche giocatore e cerca di fare necessità virtù, ma io credo che il 90% delle partite il Grosseto giocherà con il 4-3-3. Sì, sì. D'accordo, Saverio? Penso anch'io. Alcuni messaggi e poi eventualmente, Alessandra, parliamo del prossimo turno, leggiamo le partite in programma. Il signore Giorgio Mangiapane, quello che aveva scritto a Fabio Lombardi, risponde: seguo con attenzione. E noi ci fa piacere. Lo svolgimento della vicenda, così con attenzione. E ora vi leggo il prossimo turno, che è la seconda giornata. Atletico Piombino contro Castelnuovo Garfagnana, Calcio Castel Fiorentino Montignoso, Fucecchio Cuoio Pelli, Grosseto Vorno, Pro Livorno Atletico Cenaia, San Miniato Basso Calcio contro Ponte Buggianese, Sporting Cecina Camaiore Calcio, Valdinievole Montecatini, San Marco Avenza. E io credo che in perfetto orario, 21:22:15, siamo in orario, mi fa di sì con la testa il regista Matteo Caffarelli. Io vi saluto per questa sera ringraziando i miei ospiti, Saverio Camilli, quando vuoi, qui è casa tua. Grazie per l'invito. Se ti sei divertito. Sì, sì. Un ringraziamento anche alla società per avercelo inviato. La nostra brava e bella Alessandra Balloni, con grazie. Te e un'altra trasmissione. Stefano Rosini, grazie per il tuo supporto. Quando puoi, anche con i tuoi impegni calcistici, seguici non solo come Grosseto Sport, ma anche come Grosseto Calcio. So che sei un amante. Sì, sì, sono amante del Grosseto, quindi certo, gli impegni talvolta contemporanei che ci sono con il settore giovanile non mi permettono. L'anno scorso mi ha permesso pochissimo andare a vedere il Grosseto, quest'anno vorrei riuscire a vederlo di più. Ad esempio mercoledì sono fuori Grosseto, spero di rientrare in tempo e poter venire a vedere la partita, quello sicuramente, quindi un bocca al lupo. Grazie dell'invito, grazie dell'invito, vengo sempre volentieri. Grazie della tua presenza. Fabio, se vuoi dire qualcosa anche per concludere. Ricordiamo gli appuntamenti su Grosseto Sport. Innanzitutto comunque grazie a tutti quanti i nostri utenti che ci seguono. Siamo già alla seconda puntata, abbiamo ripreso, è tornata anche Alessandra con noi per far diciamo ancora più bella la nostra trasmissione. Un ringraziamento a Franco Ciardi che ha condotto la trasmissione odierna, anche quella precedente, sempre in maniera impeccabile. Io do l'appuntamento comunque a tutti gli amanti del calcio con i nostri servizi. Alla prossima partita che seguiremo ovviamente è quella di Piombino, e poi la diretta doverosa dallo Zecchini anche con il Vorno per domenica prossima. E allora io, amici all'ascolto, vi ringrazio per la cortese attenzione, ringrazio alle telecamere Beatrice Uvelli, alla regia Matteo Caffarelli che mi hanno supportato e sopportato. A tutti voi una buona sera a tutti. Caffè Sol, il caffè di Grosseto, da sempre vicino allo sport e ai giovani.